Ti rendi conto di che cosa hai detto? Me ne rendo conto benissimo. Ah, davvero? Tra tutti quelli che vogliono liberarsi di me, sei tu che trarresti più vantaggio dalla mia morte. E perché? Perché tutto passerebbe nelle tue mani. Tu diventeresti l'unico erede se io morissi. Ma come puoi pensare una cosa simile di me? Sei impazzito. Lasciami, non mi sono io che ti ho messo in guardia, l'hai dimenticato. Ottima mossa. Sì. Mi hai messo in guardia di proposito, l'hai fatto perché non sospettassi di te. Non essere stupida, cerca di ragionare. Io sto ragionando. No, sei sterica. Sì, è vero, ma anche se ragionassi a mente fredda, penserei la stessa cosa. Perché oltre a essere un ostacolo per le tue ambizioni, tu mi odi. Io. Mi odi perché ho sposato tuo padre. Anch'io ti odio. Che cosa fai qui a quest'ora? Sto lavorando. Volevo esaminare il resto dell'archivio, così ho deciso di fermarmi un po'. Io ci tengo a essere una segretaria efficiente, sai? Non mi ringrazi neanche? Sì, certo. Permetti? Sì. E tu, come mai sei qui? Non lo so. Mi sono ritrovato qui senza accorgermene. Cercavo un posto tranquillo dove pensare. Cosa ti succede? Niente. C'è stato qualcos'altro, Andrea? Sì, è così. Dopo tutto quello che è successo, ho litigato con Monica. E perché? Beh, perché... Niente. No, niente, non farci caso. Dai, dimmelo. Coraggio, raccontami tutto. Il fatto è che lei... mi ha rivolto un'accusa che non le perdonerò mai. Non capisco come lei abbia potuto... credermi capace di cose del genere. So solo che non glielo perdonerò. Su, avanti, raccontami tutto. No. Ti farà bene sfogarti, vedrai. No, ti sentirai non posso, dai... smettila! Non posso, hai capito? Allora proprio non ti fidi di me? Non mi fido di te né di nessun altro. Finché non avrò risolto questo mistero, può essere troppo pericoloso parlarne. Certo che è tutto scemo quel cane, non mi riconosce mai. Ah.
A quello gli si è atrofizzato l'olfatto. Ah, lascialo perdere, povera bestia. Va. Non lo sai che ormai è vecchio? Sì, lo so, lo so. Grazie comunque. Con permesso. Buonasera, signora Lucia. Buonasera. Come vanno le cose qui? Diciamo bene, ma sorvoliamo sui dettagli. Bene. Stasera fa davvero fresco, lo sa, c'è un venticello e sta per piovere. Sì. Il cielo è nuvoloso. È carico d'acqua. Ci manca solo questo adesso, che si guasti anche il tempo. Prima che me ne dimentichi, saluti da mia madre. Ah, che persona gentile. Tua madre, com'è che si chiama? Ortensia, signora Lucia. Sì, certo, è vero, Ortensia. Sai, da quando sono diventata ricca non ricordo più i nomi della gente povera, mi devi scusare. Ah. Ortensia, e come sta? Così, così. Tira avanti con i suoi acciacchi. Mm. E dov'è Monica? Non lo so. Non lo so, non so chi sia, non la conosco. Ma come? Non la conosce? Ma sei sua figlia. Mia. Sarà figlia di Mauro, è solo figlia sua. Mia non è. Non nominarla neanche, non voglio saperne più nulla. Ma perché? Ora le cose stanno andando sul binario giusto. Andavano. Andavano sul binario giusto, cara mia. Hanno già deragliato. Tu non leggi i giornali? Sì, 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 li leggo. La pubblicità, i cinema e l'oroscopo. Ah, ti stai facendo una cultura. Beh, perché? Ci sono novità? Bene, vai di sopra e vedrai. Vai, vai in camera di Monica, forse a te racconterà qualcosa. Ma vai, vado, vado. Coraggio, può darsi che con te si confidi, sì. Perché con me... Aspetta, Emma. Che c'è? Vieni qui. Vengo. Cosa c'è? Tu e mia figlia non siete due amiche così, come ce ne sono tante. No. Siete due amicone. Sì. Perché dopo non mi racconti quello che lei ti ha detto? Dopo, Sì. Ci penserò. Ma non so che cosa fare. Quella ragazza non è più la stessa, non mi vuole dire niente. Ultimamente non mi fa più nessuna confidenza, non mi dice niente, non le sfugge una parola. Sai che cosa mi ha fatto? L'altro giorno stavo camminando di sopra nel corridoio e ho incrociato Monica che correva come se la morte l'inseguisse. Quando l'ho vista le ho chiesto: figlia mia, che cos'hai che ti prende? Niente, è rimasta a guardarmi così. Non mi dico, come se non, davvero? Come se, ma... No, no, non come se non mi conoscesse. Come se io fossi un fantasma che le stava saltando addosso. È incredibile. Se n'è andata via di corsa e è entrata in camera sua. Bene, io l'ho seguita, ma mentre sto per entrare, per un pelo non mi sono rotta il naso contro la porta. Ma la cosa peggiore non è questa. La cosa peggiore è essere rimasta chiusa fuori senza sapere niente. Emma, entra. Ma che cos'hai? Che ti prende? Oh, sono terrorizzata. Questo l'ho notato, ma perché? Ho tanta paura. Perché? La morte mi sta perseguitando. Mi sta perseguitando. Ma che dici? Ho capito, stavi leggendo un romanzo dell'orrore e sei rimasta impressionata, vero? No, non è così. Sì, e nel romanzo c'era un mostro orrendo nascosto in un angolo buio, con gli artigli affilati e i canini aguzzi pronti a mordere. Ma no, Emma, no! No. Io sto parlando sul serio, non ti sto prendendo in giro. È la verità, è la verità. C'è qualcuno che mi vuole uccidere. Cosa? Sì, Emma, e ci hanno già provato due volte. No. Lo giuro. E sicuramente la prossima volta ci riusciranno. Oh. E la cosa peggiore è che non so chi sia l'assassino. Non lo so, non lo so. Magari è uno che conosco e io non lo so. Perché ho fatto una cosa simile? Perché me la sono presa con lui? Non ho prove. Perché l'ho accusato così? Perché l'ho fatto? Ma di chi stai parlando? Di Andrea. Di chi? Di Andrea, sì, di Andrea. E se è lui l'assassino, se è lui, voglio morire davvero, Emma. Sì, voglio morire. Prima che lui mi tolga la vita con le sue mani. Io mi voglio avvelenare, mi voglio tagliare le vene, mi voglio buttare giù dal balcone, voglio morire. Oh, non dire assurdità. Non puoi fare queste cose alla tua migliore amica, Monica.
Ho tanta paura, Emma. Sono spaventata. Ci è già andata di mezzo una vittima innocente. Una ragazza è stata investita. Qualcuno l'ha scambiata per me. Hai capito adesso? Hai capito o no? No, non ho capito niente. Io non ti capisco. Tutta questa storia è un incubo. È un incubo orrendo, Emma. Ma che cosa ho fatto di male? Perché mi vogliono uccidere? Io non ho fatto niente. Perché queste cose capitano tutte a me? Io sono solo una povera disgraziata, Emma. Perché? Posso offrire qualcosa? No, grazie. Ho appena fatto colazione. Mi fa molto piacere che tu sia qui. Mi hanno lasciata sola. I ragazzi sono andati a scuola e Diego è andato a lavorare. Non sapevo che restavi a casa e così. Sì, oggi non me la sentivo di andare in ufficio. Si vede. Infatti al telefono ho notato dal tono della tua voce che dovevi essere un po' in crisi oggi. E allora ho deciso di venire a trovarti. E da buona amica sono venuta a offrirti il mio sostegno morale. È un peccato che il tuo appoggio morale non possa aiutarmi a risolvere questo problema. Nessuno mi può aiutare. Di che cosa stai parlando? A cosa ti riferisci? A quella persona di cui abbiamo già parlato. Sì, Alberto. Non mi vorrei mica dire che voi due... Sì, sì. Sono stata debole e ho ceduto. Ah! Oh, mio Dio, alla fine lui è riuscito a convincerti a farti cadere fra le sue braccia. Veramente io mi sono buttata tra le sue braccia, perché sono stata io a cercarlo. Una sera sono andata a casa sua. Ah, Laura, che follia. Può darsi, però era una cosa che sarebbe successa prima o poi. Sì, era inevitabile. Mia cara, sei riuscita a scandalizzarmi. Forse non mi sono spiegata. È come un vulcano che doveva esplodere. Non ti ho mai sentito dire certe cose. Certi sentimenti non si possono reprimere per sempre, capisci? Non puoi imprigionare dentro di te i tuoi veri sentimenti. Questa voglia intensa di amare, di essere amata a tua volta. E il poter esprimere ciò che senti, il desiderio di essere abbracciata e baciata con passione. Sì, ma questo puoi provarlo anche per tuo marito. Ah, sai benissimo che non lo amo, Elvira, te l'ho già detto. Già, ma Diego ti ama. Tu sei sicura di questo? Ah, per favore. Laura, sai benissimo che lui muore per te, che ti adora. Ah, no, per me l'amore di Diego è un vero martirio, anzi è un'agonia, non lo sopporto. Va bene, però lui non ne ha nessuna colpa. E tu non hai il diritto di tradirlo, quell'uomo è un santo. Sta zitta, Elvira, tu neanche immagini i rimorsi che sto provando per quanto è accaduto. Però ormai l'ho fatto e non ho potuto evitarlo, è successo. E non posso più tornare indietro. A essere sincera devo dirti che ti compatisco, sai? Perché ti stai cacciando in una situazione molto difficile e mi dispiace. Sì, ho cominciato già a vivere la doppia vita della moglie infedele. Devo mentire. Provo un gran senso di colpa. Sono sempre in ansia e ho il timore di essere scoperta. È veramente orribile l'adulterio, è orribile, Elvira. E soprattutto con Del Barrio. Io ti avevo avvertita, te l'avevo detto. Con Del Barrio no. Vorrei vedere Monica. Monica? Quella non vuole più uscire dalla sua stanza. Su, avanti, la chiami. La sa una cosa? Stanotte è rimasta a dormire qui, quella grassona, con la sua amica. Ah, sì? Sì, ha dormito qui. Come mai? Io non lo so, sarà rimasta per farle compagnia, no? Per tranquillizzarla un pochino. Con tutto quello che sta capitando a quella povera ragazza. Oh. Io sono distrutta. Ho la testa che mi gira tantissimo. Non so se è per le uova che ho mangiato a colazione o se è perché non abbiamo dormito. Non abbiamo chiuso occhio in tutta la notte. Io sono morta. Non dirlo neanche per scherzo. Ah, no, figurati, per carità. Il fatto è che rabbrividisco. Mi viene la pelle d'oca quando ripenso a tutto quello che mi hai raccontato. Che c'è qualcuno che vuole farti fuori. Sì, Emma. E che era comparsa la fidanzata di Andrea che poi hanno ammazzato per errore. Figurati come posso sentirmi io. Per non parlare del fatto che Andrea faceva la corte anche a te. Ti serva di lezione, amica mia, ti serva di lezione.
Sì, ma questo fatto non è che mi abbia colto di sorpresa, perché quel ragazzo è un donnaiolo. E i tipi così sono sempre a caccia. Sì, ma corteggiare te? Anch'io sono una donna, no? E non sono neanche tanto brutta. Però sei la sua matrigna. Ah, smettila, non dire sciocchezze. Sì, va bene. Non cominciare anche tu con questa storia. Io sono dell'idea che tu non debba fargliela passare liscia. Devi dare una bella lezione a quel farabutto, amica mia. Ti sei fidata di lui e lui ti ha teso una trappola per sedurti. Agito viscidamente. Visci cosa? Ho detto viscidamente. Dopodiché rotoli giù per le scale e per poco non ti ammazzi. Non sarà stato lui a spingerti? No, no, un momento, Emma, non esagerare. Siamo giuste. No, signore, sono caduta da sola, sono scivolata. Sara, ma stai attenta a un altro tipo di scivolone. Smettila, sei tremenda, sai. Lo sto facendo solo per proteggerti. Tu non sei la mia amica? Sì. Allora dammi ascolto. Questo ragazzo ti piace tanto. Ho paura che lui ti faccia fare qualche altro passo falso. Emma, ma che cosa stai dicendo? Dai, piantala. Ti prego, dammi ascolto. Segui i miei consigli, no? Diamogli una bella lezione. Fagliela pagare. Fagli prendere uno spavento enorme. E come? Beh, lasciami pensare. Allora, vediamo. Mi deve venire l'ispirazione giusta. Allora. Ho trovato. Cosa? Mi è appena venuta un'idea geniale, geniale. Ti ricordi quel bel fotoromanzo che si intitolava Ti amerò per sempre? Che cosa? Dai, lascia stare le fantasie. Qui non si tratta di un fotoromanzo. Mi ricordo benissimo il sottotitolo. Rivali nella vita e uniti nell'amore. Sono due che si odiano a morte. Sì, come te, questo ragazzo. E anche lei cade dalle scale e rimane invalida. Allora, che te ne pare? Non capisco cosa ha a che vedere questo con... Non ci resta che trovare una bella sedia a rotelle. Per fare cosa? Per la nostra vendetta. Quale vendetta, Emma? Sei matta? Che ci faccio io con una sedia a rotelle? Beh, ti ci siedi, mia cara. Che cosa? Sì. Sei pazza. Mia, non so che cosa hai in mente, ma non voglio neanche ascoltarti. Senti, no. Ora ti spiego. Lo farai soffrire. Ascoltami, lo farai soffrire. No. E mi sembra giusto. Lui non ha fatto soffrire te? Scusa, hai detto che potrebbe essere lui che sta cercando di ucciderti. No, non voglio sentire una parola. Avanti! Tanto non fare così. Non devi avere pietà. Devi fargli sentire rimorso. Devi umiliarlo, averlo ai tuoi piedi. Prenditi la rivincita e dagli quello che si merita, Monica, ti prego. Fallo per me. Dimmi di sì. No. Smettila di tentarmi. Niente sedie a rotelle. No, niente sedie a rotelle. Ho detto di no. No! Dimmi di sì. No. Coraggio, cerco io la sedia. No, ma smettila adesso. Cerco io la sedia. Ho detto di no. Buongiorno, signor direttore. Buongiorno a te. Cos'hai? Non scherzi oggi? Perché? Non sono uno che scherza. Beh, avresti potuto dire buongiorno, caporedattrice, e dedicarmi uno dei tuoi dolcissimi sorrisi che ti donano tanto. Ma davvero? E credi che abbia voglia di sorridere? No. Infatti. Come non detto. Bene, mettiamoci al lavoro allora. Sì, sarà meglio. Cominciamo. Io penso che si debba cambiare il formato di questa sezione. Tu hai proposto questa grafica, ma... io penso che questa sia molto meglio. D'accordo. Cambiala. Bene, in quanto all'intervista a quel cantante, non ha avuto un gran successo ultimamente. Io la eliminerei. Fa come vuoi. Ma cosa ti prende oggi? È strano che accetti tutto senza discutere. Sembri quasi un tigrotto addomesticato. Ah, sì? Poi ti racconto. Ma dove vai? Aspetta, cosa aspetta. Cosa c'è? Cos'altro c'è adesso? Andrea, che mani fredde che hai. Le tue sono calde. E la tua vicinanza.
complimento. Io direi che è una confessione. Inaspettata. Ti dispiace? Beh, allora, cosa aspetti? Questo è il momento giusto per dirmi che sono la donna della tua vita, no? No. Stavo scherzando. È un peccato che tu non lo sia. Davvero? Mm-hmm. Non sempre uno si innamora della donna di cui dovrebbe innamorarsi. Sai, quell'angioletto assurdo e ridicolo chiamato Cupido. Si sbaglia spesso con le sue freccette. Ciao. Come stai? Come pensa che debba stare? Fai vedere? Oh, che occhietti tristi che hai. Devo ammettere che è vero. I miei occhi ancora non hanno imparato a ingannare. Monica, io sono venuto a domandarti quando è che tornerai alla casa editrice. Non so se ci tornerò. Come? Non so se ci tornerò, signor Del Barrio. Quell'ambiente non è per me, quella gente strana lì in ufficio non mi piace. Io mi sono stancata. Ah, mi fa piacere. Ti sei stancata dopo un solo giorno? Beh, diciamo che non me la sento. Sono veramente molto depressa oggi. No, Monica, basta con le scuse, per favore. Noi ne abbiamo parlato e siamo arrivati a un accordo, non è così? O no? Sì, certo. La storia dello specchio e dell'apparenza e il fatto che bisogna vestirsi bene. Non sono vestita bene oggi. No, Monica, per favore, non si tratta solo dei tuoi vestiti. Devi occupare il posto che ti spetta. E perciò seguirai le mie istruzioni per filo e per segno e ritornerai là, alla casa editrice. Finché tu non diventerai la donna che mi sono proposto di farti diventare, d'accordo? Signor Del Barrio, se lei fosse un trapezista... Fossi cosa? La mia è solo un'ipotesi. Quindi supponiamo che lei sia un trapezista, d'accordo? Lei è là sopra a fare il suo numero, tenendosi in equilibrio e facendo del suo meglio. Ma stai dando i numeri? Esegui le sue evoluzioni, fa le sue capriole. Qualcuna le viene bene, qualcuna meno, non tutte vengono allo stesso modo. Ma lei continua a fare i suoi bei salti mortali. All'improvviso la gente le tira dei sassi e cominciano a fischiarla, eh? E le tagliano addirittura le corde. Ma stai dicendo cose senza senso. Cosa farebbe, mi dica? Lei non si lascerebbe cadere giù una buona volta, eh? Non si ucciderebbe? Approfittandone per cadere sopra una di quelle persone cattive che sono sotto di lei, mi risponda. Non lo farebbe? Sei proprio una ragazzina ingenua. Per favore, adesso smettila. Non continuare a dire sciocchezze, su. Che diavolo ti viene in mente, eh? Ma rifletti, è davvero questo che vorresti, eh? E invece no, io ti aiuterò a fare in modo che tu resti lì in alto. Finché non ti applaudiranno. Finché non sentirai che con il tuo sguardo tu li domini tutti. Eh? E scoprirai quanto sia piacevole il sapore del successo. Beh, ora devo andare. Senta, signor Del Barrio. Sì? Dimmi. Mi farebbe un favore? Sì, certo, dimmi. Sì? Sì. Potrebbe portar fuori i miei genitori. Vorrei che lei li invitasse tutti e due a uscire. Come quella volta che li ha portati a fare una passeggiata, ricorda? E perché? Beh, vede, secondo me loro passano troppo tempo chiusi qua dentro. Hanno bisogno di cambiare aria per respirare un po', capisce? Non escono mai, poverini. Stanno sempre rintanati qui, tra queste mura. Certo, la casa è grande, ma io credo che dovrebbero... uscire un po' e distrarsi. Che diavolo stai architettando? Io? Sì. No, niente. Perché me lo domanda? Perché c'è uno strano luccichio nei tuoi occhi, come una scintilla. E ciò mi fa pensare che quella luce nei tuoi occhi sta ad indicare
che vuoi architettare qualche diavoleria. Io? Sì. Sono qui! Dove? Sono qui! Insomma, che cosa stai facendo, eh? Mi dici cosa diavolo ci fai inginocchiato per terra? Sto ammazzando le formiche, queste disgraziate si stanno mangiando tutto il parco. Ma non c'è il giardiniere per queste cose? Avanti, entra dentro. Ah, hai mai visto qualcuno che entra fuori? Ah, adesso fai anche lo spiritoso, non hai considerazione per me. Mentre tu te ne stai qui a uccidere queste miserabili e schifosissime formiche, io me ne sto dentro casa e tua figlia e la sua amica mi stanno facendo impazzire dalla disperazione, dall'angoscia. Mi stanno uccidendo, hanno esaurito tutta la mia pazienza. Che cosa mi stanno facendo? Mi stanno distruggendo e per mettere la ciliegina sulla torta è venuto anche il signor del Borgo, voglio dire del barrio. Quello vuole invitarci a uscire perché Monica gli ha detto: senta, porti fuori i miei genitori per favore, così si distraggono. Ma io sto in guardia, ho l'occhio lungo. Qui sta per succedere qualcosa, sta per succedere qualcosa. Ma che cosa? Non ti capisco. Non capisci? Sei diventato sordo? Che lingua parlo? Che lingua parlo? Cinese? Pakistano? O russo? Cosa? Sto cercando di dirti, Mauro, che il signor del barrio vuole allontanarci da qui, mi hai capito? Perché qui sta di sicuro per succedere qualcosa. Quel folletto di tua figlia sta per farne una delle sue. Ma sei sicura che Monica stia per combinare qualcosa? Sì. E perché? Perché la tua cara figliola e la sua amichetta per me hanno tutte e due un'aria misteriosa. A me non me la fanno, caro mio. Quelle due stanno per combinarne una. Ma no, Lucia, no. Ma tu pensi sempre male. Ma è così, Mauro, è così. Andiamo, andiamo, signora Lucia. Non sia così malfidata, su. Monica vuole solo che andiate al cinema per distrarvi un po'. Sì, sì, certo. Ma come potrò seguire con attenzione il film, preoccupata come sono che qui possa accadere una tragedia tragica? Ma dai, ma la stai facendo tu la tragedia. Smetti, la nostra figlia ha avuto una buona idea. Ah, beh, va bene, come vuoi, come volete voi. Ma poi non dite che non sono stata predominante. Cosa ha detto? Ha sentito. Quando uno riesce a prevedere che sta per accadere una tragedia orribile, anzi spaventosa, è questo. Preveggente, allora. Eh? Preveggente, ha ragione. E guardi. Sì? Guardi qui, l'avevo sulla punta della lingua. Ah, ma a dire la verità, sa quale parola mi era venuta in mente? Era precedenza. Sì. E meno male che non l'ho detta. Meno male. Beh, però mi dia retta, signora Lucia, non deve preoccuparsi, non è alcun motivo. Lei dice di no. Assolutamente. Va bene, speriamo che lei abbia ragione e che il suo intuito non faccia cilecca, perché l'avverto. Sia quell'enorme grassona che mia figlia Monica, le conosco come se le avessi partorite, glielo giuro. Tutte e due? Tutte e due. Ah, per favore, signor Mauro, andiamo, andiamo. Sì, ha ragione lei, signor Mauro. Ma poi non dite andiamo, che non vi avevo avvertiti. Vedrete che cosa succederà, vedrete. Sono andati via. Chi? Il signor del barrio? Sì, e i genitori di Monica. Oh sì, sono appena usciti. Vuole che li vada a chiamare? No, no, e vado subito. No, no, va bene così. Cosa c'è? Desidera qualcosa? Niente, grazie. Beh, va bene allora. Faccia come vuole. Pronto? Famiglia Meia Gomez. C'è Monica, per favore? Chi è? Sono io. Sono Emma, la migliore amica di Monica. Lei chi è? Ah, io sono Flavio, il suo... il suo cognatino del cuore. Sì, sì, lo so. Emma, io ho chiamato soltanto per salutarla e per offrirle il mio aiuto, se le serve qualcosa. Grazie. Grazie mille. A proposito di aiuto, proprio ora stavo cercando qui sull'elenco telefonico il numero di una ragazza, una compagna di scuola. Sua madre era tanto malata, era invalida, poverina. È morta 2 anni fa, più o meno.
Però non riesco a trovarla sull'elenco. Non sarà che hanno traslocato? Sì, può darsi. Ma perché la stai cercando? Abbiamo assolutamente, assolutamente bisogno di trovare una sedia a rotelle. Lei non sa dove possiamo procurarcela. Una sedia a rotelle? E perché? Come? No. Ah. Ho paura di tornare a casa. Cercherò di vederla, anche se non vorrei farlo. Prima o poi ci incontreremo per forza. Che cosa farò? Cosa le dirò quando me la troverò di fronte? Se si pentisse di quello che mi ha detto e mi chiedesse scusa. Se mi scusassi anch'io e non ci fossero tante cose che ci separano, ci potremmo amare. Sta arrivando. Flavio ci procurerà una sedia a rotelle. Lui ha un amico medico che gliela presta. Vedrai che scherzo gli combineremo a quello lì. Emma, ma se la cosa dovesse andar male? No, andrà tutto bene. E poi io pregherò no, per no, te. No, no, lascia stare, no. Lascia stare, non coinvolgere Dio in questa storia. Ma scusa... Se lo facciamo da soli, ma lascia stare Dio. Ma ora tu stai esagerando. Non sto esagerando affatto. A me non piace mischiare una cosa sacra come Dio con questa follia che stiamo per fare. Ah, come sei nervosa, piantala. Senti, Emma, perché non lasciamo le cose così come stanno, eh? Lasciamo perdere, tu sai benissimo che io non volevo farlo. Come hai fatto a convincermi? Non capisco come tu abbia fatto a convincermi. Lasciamo tutto così, non facciamo più niente. No, ormai è troppo tardi per i pentimenti. Senti, sta entrando una macchina. Oh, Emma. È il tuo cognatino con la sedia a rotelle. Non voglio farlo, non voglio. Io vado di sotto e tu preparati, perché è arrivato il momento della nostra grande interpretazione. Monica Morelli in Ti amerò per sempre. Rivali no. Nella vita e uniti nell'amore, no. Nel dolore e nella passione. No, no, non voglio farlo, Emma. Mio Dio, che succederà adesso? Sono venuta di corsa ad aprirle perché non suonasse il campanello. Come va? Eccola qui. Solo che non so se questa va bene. Sì, questa va benissimo. Ah, che scherzetto stiamo organizzando. L'Oscar di quest'anno dovrebbero assegnarlo a noi due. Salve. Buonasera, signore. Mia madre? Sta riposando di sopra. La lascio riposare perché è ancora molto esaurita. Sì. Sì, è ancora convalescente a causa dell'operazione che ha subito. E poi adesso questa tragedia, questa disgrazia. Sì, sì, certo, Mariuccia, certo. Ma dobbiamo dimenticare la morte di Teresa. Sua madre ne è rimasta molto addolorata. Soprattutto per la piccola creatura che doveva nascere. Se ha sofferto per la madre, si figuri per quel povero angioletto che non è riuscito a nascere. Lei non sa di quanti mesi fosse incinta? No. Dovevano essere pochi, perché la pancia quasi non si notava. Mariuccia, per favore. Mi scusi, signore. Se un giorno dovessi scoprire il colpevole... Come ha detto? Niente, non mi dia retta. Va bene, permesso. Aspetti. Sì? Non sa come sta Monica. Come sta? No, non lo so, non è uscita dalla sua stanza per tutto il giorno. Ah, no? Ma ha detto qualcosa a proposito di quella brutta caduta? Della caduta? E da dove è caduta? Da una scala, ma se ha mantenuto il segreto vuol dire che non vuole che lo sappia nessun altro. Va bene, ma se questo è un segreto... E lei vuole conoscere le conseguenze della caduta. Perché non va personalmente e glielo chiede? Sì. Ora ci vado. Se mia madre chiedesse di me,
Non sono ancora arrivato. Grazie. Mi scusi, ma da che parte va? Non voleva salire? No, preferisco fare il giro e bussare dall'altra porta. Ah. Come vuole. Ci è costato parecchia fatica, eh? Sì, abbastanza. Lo scherzetto è pronto e io farò il tifo perché tutto vada per il meglio, eh? Per quanto riguarda me, non si preoccupi. Perché anche se non ho mai recitato sul serio, ho sempre sognato di fare l'attrice. Ah, che carina. Adesso bisogna far venire qui il protagonista maschile. E cosa facciamo? Lo chiamiamo oppure... Il campanello. Il campanello. Sì. Il campanello. Guarda che ho capito che è il campanello. Oh mio Dio, speriamo che non sia un rompiscatole, Flavio. Vai, apri. È lui, è proprio lui, Andrea. Sì, motore, giacca, azione. Bene, io mi nascondo di sopra, d'accordo? Ok. Ma che cosa fai? Sto cercando di avere la faccia di una che stava piangendo. Apri la porta, sbrigati. Ciao. Puoi dire a Monica che sono qui? Sì, ma non so se potrà riceverti. Sai, quando sono molto nervosa mi viene sempre il singhiozzo. Se prendi uno spavento ti passa. Sì. Di a Monica che sono qui. Subito. Non è in camera sua? No, non abbiamo potuto portarla su. Non capisco, scusa. Adesso te la porto, Andrea. Come me la porti? Non ti capisco, che cosa dici? Ora vedrai, adesso vedrai, Andrea. Monica. No, non può essere. No, non può essere. Con permesso. Monica. Monica, per amor di Dio, che ti è successo? Il medico mi ha detto che si tratta solo di uno shock e che sicuramente tra qualche giorno mi passerà. Dipenderebbe dalla caduta. Sono cose che succedono. È stata solo una fatalità. Ma allora è per colpa mia, no? No, no, ma come per no? Favore. È per colpa mia. No. Anche se tu non vuoi ammetterlo, è sicuramente per colpa mia se ti sei ridotta così. No, non dire così, Andrea. Ti giuro così. Che non volevo. Non volevo che ti ma succedesse no. questo. Non ti preoccupare. Ma Monica, come non posso non preoccuparmi vedendoti calma, in queste condizioni? Su questa sedia a rotelle, paralizzata. Tua, io ancora non riesco a crederci. E se penso che è successo... Non avere senso di colpa, tu non c'entri niente. Non ci pensare. Oggi però camminavo. Sei anche venuta al cimitero. È che... è successo qualche ora fa. È stata una...
una reazione ritardata. Il medico ha detto che... beh, ci sono delle vertebre fuori posto e un'infiammazione. Da mio qui... Dio. La paralisi. È terribile. Ti prego, perdonami, Monica, ti prego. Non avrei mai voluto che ti succedesse così. Così. Perdonami. Vorrei tanto, Andrea, ma non credo che potrò mai perdonarti. Monica, tu devi avere fiducia e sperare, perché a volte i medici si possono anche sbagliare, possono esserci delle guarigioni improvvise e forse anche il tuo caso sarà uno shock passeggero che ti passerà e... Oh mio Dio, mi sono comportato come un animale, è stata tutta colpa mia. Soltanto mia. Sei un donnaiolo e Monica, questa brutta disgrazia è accaduta perché mi hai portato lì. Monica, ti prego, in quel posto. Perdonami, tesoro. E tu volevi che... Io sono pentito. No, Andrea. Te lo giuro, sono pentito. Perdonami. Attento. Non volevo farti del male. Monica. Andrea. No.